Ciao ragazze, allora oggi vi faccio vedere come fare una pedicure curativa e quindi come asportare duroni, calli e anche unghie incarnite. Quindi intanto voglio dirvi che non cimentatevi poi subito a fare questo video perché se non avete una manualità non siete esperti. Potete combinare grossi e grandi guai. Quindi mi raccomando, state molto attente, il video è solo a scopo illustrativo, per favore non prendetelo come un passo passo, diciamo, per poter farlo anche voi da casa. Ci tengo a dire che ogni strumento, ogni attrezzatura che ho usata è sempre e completamente disinfettata e sterilizzata. E poi per quanto riguarda comunque le lame del bisturi, sono diciamo personalizzate, quindi ognuno ha la sua. Niente, vi lascio al video. Allora, prima di tutto ho fatto mettere i piedi a mollo in un po' d'acqua calda con un po' di disinfettante per circa un quarto d'ora in modo tale che i piedi si ammorbidiscono. Allora, queste sono le condizioni del piede. Come vedete, la callosità è concentrata tutta su questa parte e questo vuol dire che il piede non appoggia bene in maniera centrale ma soprattutto laterale e quindi ci sono tutti questi spessimenti. Anche qua un pochino e qui nelle dita. Ok, come prima cosa andiamo ad asportare tutti questi duroni, tutte queste callosità. Io uso un bisturi con una lima 12 e cominciamo da qua. Il bisturi si tiene piatto e si fanno questi piccoli movimenti a raschiare. Pulite bene la parte ogni volta in modo tale che vedete sempre dove state lavorando, perché dovete osservare bene la pelle, in modo tale che quando dal colore bianco-giallastro del callo la pelle diventa già più sul rosaceo, vuol dire che ci stiamo avvicinando alla parte del derma, quindi dove c'è il sangue. Quindi se non facciamo attenzione a questo piccolo dettaglio rischiamo di far uscire sangue. E continuiamo sempre così a raschiare fino a quando capiamo dove fermarci, fino a quando non vediamo la parte rosa. Allora, questa parte qua l'ho raschiata un pochino e già ho levato la callosità. Rimane ancora qualcosa, però lo andrò a rifinire poi con una lima più piccola. Ora mi concentro in questa parte sempre allo stesso modo. Tiro bene la luce indietro in modo tale che la pelle comunque si stende ed è più piatta. Lavoro sempre allo stesso modo con il bisturi piatto. Sto attenta a dove già comincia ad esserci qualche parte più arrossata. Ovviamente se si taglia la pelle non succede assolutamente nulla, può capitare. Cioè, a tutti può capitare anche comunque a una brava professionista. Certo, se capita bisogna disinfettare subito e comunque tamponare. Il problema, è quando comunque si ha un soggetto col diabete che il sangue non ristagna subito e quindi ci vuole molto più tempo. Ok, anche questa zona ho levato la callosità più grossa, ora mi concentro su questa zona qua, che qua c'è molto di mano. Porto sempre le dita ben indietro, in modo tale che stendo bene la pelle.
Ok, questa parte anche l'ho raschiata ancora un po' e poi rivado a rifinire il tutto. Ora passo qua dove c'è questo galletto sul dito. Bisturi sempre piatto. Ecco, eccolo qua il nostro galletto. Questa è la parte più grossa, vado ora a raschiare un altro pochino, ma poco perché qua va soprattutto lavorato con la lama più piccolina. Proprio così, un minimo. Ora faccio mettere questo piede a mollo in modo tale che si può riammorbidire e vado a lavorare le callosità che ci sono sull'altro piede. Ok, ho ripreso di nuovo il piede di prima che era a bagno, e ora ho cambiato anche la lama, ho preso questa più piccola del bisturi e vado di nuovo a rifinire, il lavoro. Quindi questa è più precisa, mi permette di fare un lavoro più preciso. Va usata sempre piatta, anche se così piccola. Ok, ora andiamo a trattare le unghie. Intanto ci serve uno spingicuticole e cominciamo a spingere indietro tutte le cuticole. Ecco, la parte del bisturi appuntito, le andiamo a rimuovere. Di solito io non le taglio perché le cuticole fanno da protezione, le spingo solo indietro e poi, dato che sono molto morbide, le vado a rimuovere semplicemente così. Ma se comunque una cuticola è molto più cresciuta, le vado a tagliare proprio il minimo, non tutte. Solo quelle che comunque sporgono maggiormente. Ora, sempre con la parte appuntita, vado a sollevare l'unghia un pochino, perché qui abbiamo presenza di unghia incarnita. Non c'è molto incarnito, fortunatamente, però vado a pulire i solchi laterali anche dall'altra parte. Questi eccessi di pelle, per esempio, li vado a tagliare con questo tronchesino per cuticole. Proprio il minimo, giusto quanto basta per pulire il tutto. Ok. Dopodiché vado a pulire l'unghia all'interno. Con una lima di cartone vado a limare. La forma la do squadrata, in questo modo le unghie eviteranno di incarnirsi.
In questo caso l'unghia è un'unghia spezzata con una forma già di sua irregolare, quindi cercherò di farla il più possibile quadrata. Ok, stesso procedimento in tutte le altre unghie. Allora, volevo farvi vedere da quest'altro piede questo alluce, che è l'unghia dell'alluce, perché qui abbiamo un'onicomicosi, ovvero un'infezione batterica funginea, quindi abbiamo un fungo. Ora, lo sistemiamo come vi ho fatto vedere nel piede precedente, quindi andiamo a scostare tutte le cuticole, le andiamo a rimuovere delicatamente, a sistemare l'unghia nei solchi e limarla e poi vi faccio vedere come interagire per l'infezione funginea. Allora, ora andiamo a pulire, dopo che ho il sistema del giro cuticolo, andiamo a pulire tutto qui sotto perché ci sarà tutta l'unghia all'interno, diciamo tutta morta, non ci sarà, cioè no, l'unghia non è viva, sono solo corneiciti, solo cellule morte. Quindi andiamo ad eliminare tutto. Vedete? Andiamo a pulire bene. Allora, andiamo a pulire fino a dove possiamo e poi io con un tronchesino vado sempre ad eliminare tutte le pellicine. Ora, con la lima di cartone. Andiamo a limare il più possibile dando una forma squadrata, ovviamente anche qua l'unghia è irregolare, storta, c'è l'unghia incarnita, quindi vado a sollevare. E poi con la lima di ferro vado a passare qua, cerco di entrare e limare. Laterale. Lo faccio con la lima di ferro perché è più sottile, quella di cartone non me lo permette. E poi col tronchesino vado a levare questo pezzetto di unghia. Questo qua, non so se si vede che era proprio quello incarnito. Ok, ho cercato di eliminare il più possibile l'unghia incarnita, ma ancora fa male anche perché la parte, tutta la zona è infiammata. Quindi metteremo poi alla fine un batuffolo di disinfettante. Vado a dare forma all'unghia il più possibile, anche se comunque è un'unghia spezzata, storta. Pulisco per bene con lo spazzolino. Poi prendo un batuffolino di cotone del disinfettante e lo vado a mettere proprio qua, appoggiando e premendo per qualche secondo. Con il credo, molti dicono che non si usa, infatti io non lo uso sulla parte alta perché magari può allargare il durone, però in questo caso nel tallone che c'è presenza di ragadi, come potete vedere, lo vado ad usare perché mi permette un lavoro più pulito. Questo si usa sempre piatto. E tutta poi la pelle del durone rimane qua. Andiamo a levare il più possibile. Riprendo uso questa raspa di cartone e mi vado a levigare tutta la parte che ho trattato con i bisturi, quindi la vado a lisciare.
e poi insisto bene qua nella parte dove ci sono le radici. Nei talloni. Vado a prendere questo quantitativo di crema, ovviamente con la spatola per non intaccare tutto il contenitore di batteri, e vado a passarla su tutto il piede e la massaggio fino al completo assorbimento. In questo caso non vi faccio vedere il massaggio al piede, ma come molti di voi già sapranno, ho fatto precedentemente un video con il massaggio appunto al piede, e se volete vedere vi metto il link qui. Prima di passare la crema in questa unghia dove c'è la onicomicosi, la andiamo a trattare mettendo qualche goccia di tea tree oil, olio essenziale di Malaleuca. Molti usano medicinali antibatterici adatti proprio per l'onicomicosi. Io ne ho provati tantissimi, non mi sono mai trovata bene come con questo, perché comunque è un antibatterico, veramente mi trovo benissimo. Ora, si dice che gli oli essenziali non si possono usare puri, vanno sempre diluiti. Io ho solo in questo caso che è presente l'onicomicosi, ne vado a mettere una goccia soltanto, pura, non la diluisco con altri oli. Una e massaggio. E ora vado a mettere la crema, come vi ho fatto vedere precedentemente. E allora, il video è finito, quindi prima di salutarvi voglio farvi vedere una cosa, che praticamente ho finito un altro prodotto, che è questo qua per l'ennesima volta, l'Avoncare 3 in 1, forse è la quarta volta che l'avevo ricomprato, però ora non lo voglio ricomprare più per un pochino di tempo, perché sto cercando comunque di finire tutti i prodotti della linea viso che ho. Infatti ho deciso ora di sostituirlo a questo che avevo già prima della Bottega Verde, che è il gel detergente per viso con olio di rosa moscheta. È delicato. Oggi cambiamo un attimino location, sono qui al mare per parlarvi di un argomento molto interessante, ormai ci avviciniamo quindi alla stagione estiva. E niente, io volevo parlarvi dell'abbronzatura.